edizione di Stadio News 24. In studio Giovanni Mazzola. Mi sento ancora bene, nonostante i quasi 34 anni ho ancora voglia di fare tanti gol. Me ne mancano 12 per arrivare a 200 e voglio giocare ancora. Parla così Alberto Girardino, attaccante del Palermo messo in discussione nonostante il suo contratto con i Rosanero. Ho ancora 2 anni di contratto col Palermo, ammette Girardino, ma non ho sentito nessuno e non ho avuto alcun contatto con la società. Se poi ci sarà un colloquio tra me e loro, mi diranno le loro intenzioni, se vogliono continuare con i giovani oppure affidarsi a giocatori di esperienza. Il fantasista del Palermo, Franco Vázquez, è al centro di un'asta di mercato. Il mudo è nel mirino del Milan, pronto a tornare all'assalto dopo i primi abboccamenti di gennaio. Alla finestra restano anche Roma e Napoli, mentre potrebbe arrivare un rilancio dall'Inghilterra da parte del Tottenham. Il Palermo ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Carlo Sembalo fino al 2020. Il giocatore guineano, reduce dal prestito al Brescia, ha parlato del prolungamento del sodalizio con il Rosanero. «Sono felice di tornare a Palermo», ammette Embalo. «La squadra è sempre stata nel mio cuore. Sono contento per la fiducia che mi ha dato il presidente. Adesso dovrò ricambiare sul campo». A Palermo c'è un bel clima, è una città dove il calcio piace, c'è una tifoseria importante e una storia importante. Sono queste le parole di Matteo Scozzarella, centrocampista del Trapani, accostato negli ultimi giorni al Palermo. «Ad oggi non c'è stato nessun contatto con i Rosanero», prosegue Scozzarella, «anche se il mio obiettivo resta quello di tornare in Serie A». Ufficializzato il calendario della Final Eight dei giovanissimi nazionali, in programma dal 20 al 28 giugno a Cesena. Il Palermo, inserito nel girone 2, debutterà il 20 giugno a San Vittore contro il Genova. I giovani rosanero giocheranno poi contro il Pescara e infine il 23 giugno contro il Vicenza. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.